Anna, Aglierina Vigliorina. Piacere. Benvenuto intanto. Grazie, grazie. Con quelle aspettative, il Cagliari prende Astori, chiede Rossettini, arrivano tanti giovani in centrali, è arrivato Benedetti, è arrivato Capuano. Qual è il tuo pensiero invece a questa esperienza cagliarina? Sì, sicuramente c'è stata una partenza importante come quella di Astori, però come hai detto tu è stata comunque la difesa si è rinforzata con l'acquisto di alcuni ottimi giovani e io magari tra questi e spero spero insieme anche agli altri di poter sopperire a questa assenza nel modo migliore. Insomma, da questa esperienza mi aspetto di riuscire, insomma, da questa mia prima esperienza in Serie A, di riuscire a dare il meglio di me e non far mancare, insomma, nessuno. Sì, il difensore dell'eredità pesante, perché anche Albani si è arrivato dopo Bonucci e Ranocchia. In questo caso pensi sia più complicato sostituire Astori? Beh, sicuramente sono tutti degli ottimi difensori, tutti e tre. È ovvio che l'eredità, insomma, pesano sempre, ma fanno, a volte sono stimolanti, fanno anche piacere, quindi magari mi darà qualcosa in più appunto a livello di stimoli per fare bene. Se posso ancora una terza, il Cagli dopo 10 anni ha l'esigenza di far giocare un nuovo arrivato da titolare, perché in passato capitava anche il titolare fosse soppiantato pian piano dopo un anno di magari di part time come c'era prima. Che difficoltà hai entrare subito in una squadra per cercare le relazioni, soprattutto in un ruolo delicato come difesa centrale? Sicuramente sarà importante cercare di entrare subito nei meccanismi della squadra e del mister, ovviamente, quindi dovrò essere capace, insomma, di ambientarmi il più velocemente possibile, essendo arrivato a inizio ritiro. Quindi spero di entrare subito negli schemi e di ambientarmi, insomma, anche con i compagni, ma quello è stato anche facile perché comunque è un gruppo, veramente un gruppo splendido, quindi quello l'ho trovato subito facile e ora sarà importante appunto entrare negli schemi, ma ci metterò il massimo. Nella sua carriera per le sportive sono di particolare, quanto è stimolante la Serie A e soprattutto quanto è stimolante lavorare con Zaino? No, per me sono entrambe esperienze molto importanti, l'una perché, insomma, la Serie A è un sogno che si avvera, penso a qualsiasi giocatore ha come obiettivo giocare nella massima serie, io ho questa opportunità e voglio giocarmela nel migliore dei modi, quella di essere allenato da Zeman altrettanto perché oltre che, insomma, è un allenatore più che rinomato, però poi sono stato, insomma, fortemente voluto proprio da lui, quindi ho deciso con molta, insomma, felicità e di poter sposare questo progetto e cercherò ovviamente di ripagarlo di questa fiducia. Vasco Pirri, TGR Napoli, buongiorno. L'altra sera, poi, diciamo, un po' l'inizio è stato un po' purtroppo un qualche problema, nel senso che avete preso 3 gol nello stesso zero, ma hanno messo qualche problema difensivo. Ancora qualche cosa da notare? Sì, no, ma c'è stato qualche errore e sicuramente, certo, anche parlo personalmente, non è stato molto facile, insomma, era il primo giorno che ero a Cagliari, che lavoravo con la squadra, non è stato facile inserirmi subito negli schemi e nella mentalità di gioco, però bisogna, insomma, stare tranquilli perché la squadra, come ho potuto vedere in come questi giorni, lavora molto, fa molto carico in prospettiva del campionato, delle competizioni un pochino che valgono qualcosa, quindi queste amichevoli servono soprattutto appunto per questo, per cercare il più affiatamento possibile e poi speriamo che arrivino anche i risultati. Più che i 3 gol, insomma, a mio modo di vedere, il vero campanello d'allarme è stato quando eravate sotto i 3-1 intorno al 40esimo, questa per la palla salvata all'ultimo davanti al palo. Chi conosce un po', e immagino che sarebbe lei più di noi, le difese zemaniane, un po' accade questa cosa di essere superati, difesa molto alta, superati, poi anzi.
è una cosa che accade, come cercate di... No, sicuramente il gioco del mister tende a portare la difesa a stare più alta possibile. È ovvio che sta anche a noi, insomma, la bravura a cercare il giusto equilibrio per non far ciò che queste situazioni accadano. Penso che bisogna essere bravi tutta la squadra, ma maggior parte di noi difensori, a saper leggere bene l'azione e non, insomma, far presentare ovviamente gli attaccanti uno contro uno con il portiere come l'altra sera. L'impatto con l'ambiente è stato splendido, perché ho trovato, come oltre ad un ottimo gruppo, veramente affiatato, e anche i più grandi sono stati molto bravi, insomma, farmi sentire subito del gruppo. E poi, insomma, anche tutto il contesto è veramente, penso, qualcosa di importante, perché anche ciò quello che mi ha convinto a venire qui, oltre, insomma, al mister, perché la società mi ha dato l'idea, insomma, di essere una società, oltre che solida, anche molto con una grande prospettiva, con una gran voglia di far bene. E questo è dato anche, appunto, come hai detto tu, dai primi risultati raggiunti con lo stadio, che, seguito le vicende degli anni passati, insomma, ci sono stati molti problemi. Loro in poco tempo sono riusciti ad ampliare la capienza dello stadio, e quindi ci auguriamo, appunto, che questo lavoro, e poi ho sentito che, insomma, vogliono raggiungere ancora un traguardo maggiore, quindi speriamo che questo loro splendido lavoro sia seguito dai nostri tifosi, che ci aiutino, insomma, a riempirlo questo stadio il più possibile. Micheli, 3 anni che non segna come difensore centrale, a vedere il tuo score dovrebbe aver risolto il problema. Sì, questi ultimi 2 anni sono stati molto prolifici per me. Spero, me lo auguro anch'io, insomma, che possa replicare questi anni anche qua a Cagliari. Ovvio che non sarà così facile, ma se dovesse essere, sarò sicuramente il più felice di tutti di poter essere. Sto leggendo partite in Serie B con i Bari. Sì. Sto male questo. Come gli hai segnati soprattutto? Soprattutto di testa su sviluppi di palle inattive. Ovviamente per il difensore centrale è non dico l'unico modo, ma più o meno. C'è qualcosa che ti preoccupa, al di là del fatto che, insomma, le difese di Zeman sono sempre sotto pressione, però l'impatto con la Serie A c'è qualcosa che magari può in qualche modo spaventarmi, insomma, quasi? No, sicuramente è un campionato importante, diverso dalla Serie B, questo è sicuro, però non ci deve essere nulla che mi deve spaventare, devo farmi trovare pronto. È ovvio che ci saranno sicuramente, come tutti i campionati, degli alti e bassi, ma sta anche, insomma, la forza mentale di un giocatore non farsi trasportare dagli eventi. Prima parlavi di tifosi, insomma, scendo fuori della piazza dove avete giocato con lo stadio praticamente vuoto, poi all'improvviso ormai anche con 30.000 spettatori. Chiaramente cambia tantissimo, anche perché il campo. No, appunto per questo, data questa esperienza che ho vissuto proprio con il Bari, posso dire che i tifosi vogliono dire tanto per un giocatore. Sentire l'affetto e il calore dei tifosi che ti spingono ti dà sicuramente una marcia al più. Noi, fino a prima del fallimento della società, comunque abbiamo fatto un campionato, direi, normale. Dal momento in cui siamo falliti, i tifosi hanno cominciato a venire allo stadio. Abbiamo fatto tipo 12 partite, 10 vittorie, un pareggio, qualcosa di anomalo. Adesso non dico che è tutto dovuto ai tifosi, ma sicuramente ci hanno dato quel qualcosa in più che ci mancava. Quindi penso che anche qui al Cagliari possa avvenire la stessa cosa. Francesco Cucinotto per Radio Sintoni. Al di là delle tue capacità realizzative, che sicuramente il mister Zeman apprezzerà, a livello difensivo quali sono i tuoi punti di forza? Se c'è un giocatore in Serie A che ancora gioco, comunque ha smesso di giocare, a cui ti spiego.
chi è? No, io ho sempre detto Nesta perché penso che sia come difensore italiano uno dei più forti che ci sia mai stato, perlomeno che io abbia potuto vedere con i miei occhi. Le mie caratteristiche penso che siano, oltre alle capacità fisiche che possono essere la corsa, penso che la mia forza forse è anche la capacità di poter leggere la situazione e spero che di riuscire a metterle nel modo migliore a servizio della squadra. Chi è l'attaccante che mi piace da Serie A? È quello che magari invece puoi incontrare più presto, ti fa, cioè, ti sarebbe piacere marcare? Non ne sono tanti di attaccanti forti, potrei dirti Tevez, che sicuramente è un attaccante più temibili. A posto ragazzi, grazie a voi.